In questa puntata, Firenze fiera, votazione su due risoluzioni del PD e Lega. Nuova legge a tutela dei lavoratori esposti al caldo estremo. Targa al Pistoia Basket 2000. A Montepulciano il bruscello nel segno di Poliziano. Il lungo dibattito sulla comunicazione della giunta regionale in merito al rilancio di Firenze Fiera si è chiuso con la votazione di due proposte di risoluzione collegate e presentate rispettivamente dal gruppo del Partito Democratico, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli, e dal gruppo Lega, prima firmataria Elena Meini. Una situazione delicata dal quale Firenze Fiera deve uscire, la Regione deve fare la sua parte, così come gli altri soci pubblici, ma anche con la ricerca di un partner privato che avverrà attraverso un bando di manifestazione di interesse. In altre situazioni questa presenza ha anche funzionato, ma dobbiamo cogliere questa occasione, così come abbiamo sollecitato anche in precedenza, per dotare la Toscana di un polo fieristico unico o comunque coordinato. Noi abbiamo tre strutture fieristiche, che è Firenze Fiera, sicuramente la più attrattiva dal punto di vista logistico, perché Firenze è ovviamente una città che è riconosciuta nel mondo, ma abbiamo anche la struttura di Carrara e la struttura di Arezzo. Ecco, in questo percorso che riguarda Firenze Fiera, l'invito che abbiamo rivolto all'assessore e alle giunte è quello anche di creare le condizioni e spingere perché in Toscana ci sia una proposta fieristica coordinata. La Regione Toscana si appresta, insieme al Comune di Firenze, insieme alla città metropolitana, a spendere in Firenze Fiera altri 16 milioni di euro, oltre a tutti quelli che sono stati spesi fino ad oggi, e lo fa su un soggetto incapace di fare attività imprenditoriale. Questo non lo dice Fratelli d'Italia, lo dicono i fatti. Firenze Fiera è 15 anni che non chiude un bilancio in pareggio o in attivo, ne ha chiusi forse uno nel 2010. Poi ha sempre perso, oggi ha un bilancio disastroso, è governata da una figura che, con tutto il rispetto umano, politico e anche personale, perché ci sono anche amico personalmente, non è in grado di fare il manager. È un politico che ha come merito quello di aver fatto politica per anni col Partito Democratico, ma questo non può essere il merito per cui tu vai a governare un ente fieristico. Stiamo votando Firenze Fiera ha votato un piano di risanamento che l'advisor Ernst Young, che è stato chiamato a redigerlo, scrive in prima pagina: prendiamo le distanze dai numeri e dalle procedure che ci sono qua dentro, perché ce li hanno forniti loro ma non hanno evidenze scientifiche. Parla del piano industriale e lo definisce scarso. Come si può pensare che un soggetto privato arrivi, investa 12 milioni di euro e rilanci Firenze Fiera? Noi chiediamo semplicemente che la Regione Toscana, il Comune, la città metropolitana, prima di spendere 16 milioni di euro dei cittadini, perché di questo si tratta, abbia perlomeno chiarezza e contezza di chi sarà, se ci sarà, se esisterà, questo fantomatico socio privato che dovrebbe arrivare a rilanciare Firenze Fiera. Se arriva domani ed è un soggetto serio, è un soggetto quotato, è un soggetto che rilancia Firenze Fiera, ci mancherebbe altro. Noi siamo favorevoli anche a investirci del denaro, ma non a scatola chiusa, non con un piano industriale che l'advisor stesso, pagato da Firenze Fiera, definisce scarso, perché questo è un problema. Sicuramente la situazione di Firenze Fiera è una situazione delicata, ma che è anche, diciamo, sintomatica rispetto a una gestione delle società partecipate che già la Corte dei Conti ha censurato sotto molti aspetti da parte di Regione Toscana. Si tratta molte volte di società che presentano bilanci in ritardo, di società nelle quali la Regione non svolge quell'attività, diciamo, centrale, anche di governance, che sarebbe richiesto, benché in Firenze Fiera abbia ad oggi esclusivamente un'attività di partecipazione. Si tratta di una situazione in cui la Corte dei Conti addirittura parla di salvataggio ad ogni costo, ed è proprio il caso tipico di quello che sta succedendo su Firenze Fiera, una società che ha delle criticità a livello di indebitamento importanti, una società che Regione Toscana ha deciso comunque di finanziare. Su questo aspetto diciamo che se da un lato si è cercato di ricomporre quella che era stata la frattura
tra i soci pubblici, evidente rispetto alla volontà di dare continuità all'attività delle fiere, è chiaro che oggi si pone però il problema di cosa si voglia fare, soprattutto sulla struttura della fortezza. Ci sono in ballo lavoratori, c'è in ballo il futuro di un settore economico che dovrebbe essere comunque un valore trainante per l'economia toscana, quindi sicuramente una scelta non facile. Però la questione centrale è una: oggi che tipo di approccio Regione Toscana vuole dare alle società partecipate? In ultimo ricordo che anche qui la Corte dei Conti censura il fatto che questa regione concentri le sue partecipazioni in 3 società fieristiche, Firenze, ma anche Arezzo e Massa Carrara, situazioni anch'esse che presentano difficoltà di bilancio. Io credo che quando si parla di soldi pubblici e di risorse occorra avere le idee chiare sul tipo di attività economica che si va a svolgere e sulle prospettive, altrimenti l'unica alternativa è la messa in liquidazione. Sì, ovviamente il sistema fieristico toscano ha bisogno di essere armonizzato, organizzato e programmato. Il nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner privato nella governance, di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico, ma per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione fra realtà come Firenze, Arezzo, Carrara e non solo. Ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali, serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana, diciamo, un luogo dove le fiere vengono programmate, organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale, facendone di questo un motore di sviluppo. Se facendo seguito alla comunicazione appunto dell'assessore Marras, che abbiamo percepito proprio le difficoltà del momento, ma soprattutto quello che sarà il futuro di Firenze Fiere, perché in quello che ci è stato riferito si cerca un salvatore, si cerca qualcuno che ci venga a dettare le linee guida, che ci venga ad insegnare quello che invece un'amministrazione o una dirigenza deve saper fare, cioè aspettare quello che il socio privato che dovrebbe intervenire, al quale delegare completamente tutte le strategie, e sarà un socio, ci auguriamo, privato, che non abbia la maggioranza. Io credo che questo sia la fotografia, purtroppo, mi dispiace dirlo, di un'altra eccellenza, così come il Maggio Musicale Fiorentino, così come Firenze Fiera, di un fallimento totale di un'organizzazione e di un'amministrazione. I rischi per i lavoratori esposti al caldo estremo avranno particolare attenzione nell'ambito delle politiche per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge in materia. La proposta, presentata da numerosi consiglieri del Partito Democratico, vede come primo firmatario Andrea Vannucci. È una proposta che è diventata legge, che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Chiediamo quindi alle istituzioni, ai soggetti, attraverso questa legge, di mettere in campo una sinergia ancora più forte, mettersi a un tavolo, stilare protocolli, accorgimenti, misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro. Noi crediamo che questo sia un elemento di attenzione e di civiltà che la nostra regione non poteva non fare. Ecco, e quindi devo registrare con grande piacere che la proposta è stata approvata con l'unanimità sia in commissione sia in aula, a dimostrazione di quanto evidentemente nel momento in cui si parla di sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori, non bisogna dividersi politicamente, ma muoversi nella medesima direzione nell'interesse di tutti i cittadini. In commissione sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento, ma è una questione di buon senso. Inizialmente in commissione, devo dire, avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo, perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi, discutendo,
credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono, per esempio a Dubai, esistono degli orari di lavoro che sono notturni, quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione. È una proposta che non c'è, che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione, ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che, a fronte di un cambiamento climatico che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare ma di verificare con forza, tenga conto di queste necessità. Ci sono operatori nel campo dell'edilizia, nel campo dell'agricoltura, che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare. Che cos'è che si chiede? Il rispetto di questi lavoratori, mantenendo lo stesso orario di lavoro ma posticipato dalle ore centrali a quelle più calde, il che non influisce appunto sulla produttività ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato una targa all'Associazione Sportiva Pistoia Basket 2000 per l'importante traguardo raggiunto nella stagione 2022-2023, culminata con la promozione in Serie A. Un riconoscimento assolutamente meritato, la promozione in Serie A dopo gli anni difficili della pandemia, una promozione che all'inizio del campionato non era affatto scontata, una squadra che ha lavorato con serietà, con impegno, con passione. La Pistoia del Basket sarà davvero l'unica società sportiva agonistica, oltre a quelle calcistiche, ad essere toscane, qualcosa di bello, di importante. Al palazzetto arriveranno le più grandi squadre a livello nazionale e io mi auguro nei prossimi anni anche internazionale. Una realtà bella, una realtà importante, una realtà che scalda i cuori dei pistoiesi, e la festa è stata grande per una promozione davvero bella, e noi oggi vogliamo dargli questo riconoscimento per dirgli grazie e per mandare un messaggio. A volte anche le sfide più difficili, quelle più complesse, se ci si crede, possono dare risultati all'inizio inaspettati. È stata un'annata entusiasmante, assolutamente sopra le righe, sopra le nostre aspettative. Il coronamento della stagione è stata la promozione. Devo dire che questo è avvenuto per una serie di motivi. Il principale è che avevano costruito un gruppo veramente compatto dentro e fuori dal campo, e questo ha fatto veramente la differenza, specialmente nei momenti difficili dell'annata. E sono stati i ragazzi, lo staff, il direttore sportivo eccezionali. Non c'è stato un sentimento, c'è stato veramente un crescendo continuo che ha portato poi alla promozione. Il Bruscello Poliziano 2023, storica manifestazione, festeggia il traguardo dell'84esimo anno di età. Il Bruscello non è soltanto un evento culturale, è anche una rievocazione storica, perché la forma espressiva stessa è un'espressione storica, è una tradizione storica del nostro far teatro, raccontare le storie. Quest'anno al centro dell'edizione 2023 del Bruscello di Montepulciano la storia di Lorenzo il Magnifico, e quindi un legame tra Firenze e Montepulciano che si rinnova e che ispira queste diverse giornate di spettacolo all'insegna del rapporto tra Firenze e Montepulciano, e quindi dell'identità toscana tutta. Benché questa compagnia veste quest'anno 84 anni di attività e negli ultimi anni ha portato sempre delle novità, anche quest'anno abbiamo una novità. La più importante, mi piace sottolineare, è quella della scelta del maestro di musica,
che è un giovanissimo che si chiama Imar Cunning ed è un vero talento e ci teniamo tantissimo a presentarlo sul nostro palcoscenico, sul nostro sagrato. Quindi è Lorenzo il Magnifico, il poliziano alla Corte dei Medici, una storia nuova scritta da Chiara Protasi e Irene Tofanini, diretta da Marco Mosconi con le coreografie di Maria Stella Poggioni, la direzione artistica di Franco Romani. Siamo in Piazza Grande dal 12 al 15 d'agosto. E quest'anno appunto abbiamo scelto un testo che lega Montepulciano con Firenze, con i Medici, e perché poi ricorre il 580esimo della nascita del poliziano. Abbiamo già festeggiato il poliziano negli anni indietro, quando nel 54 e nel 94 per la morte, quando fino a 11 anni è stata a Montepulciano, quindi un bruscello che allora fu imbastito intorno al giovane fanciullo, all'uccisione del padre, eccetera.